Anni. Torniamo alla prefabbricati pugliesi al basket giocato, Max. Coach, dicevamo, torniamo un attimo alla prefabbricati pugliesi, diamo uno sguardo leggermente alle cifre di questa partita. Da tre non abbiamo proprio eccelso domenica scorsa, però di contro abbiamo una percentuale in crescendo relativa ai tiri liberi con 77%, e credo siano stati molto determinanti i tiri liberi in questa partita, sì, più che i tiri da tre, anche se ci sono stati magari i tiri da tre nei momenti giusti, sì, che hanno spezzato completamente le gambe al Gragnano. È buona anche la quantità dei rimbalzi, dicevamo prima, sia in attacco che in difesa, frutto anche del famoso fondamentale del tagliafuori. Sì, così possiamo dare l'impressione di essere un po' freddi come numeri, però l'analisi è abbastanza vicina. Io credo che i tiri liberi sono stati tirati con una decina di punti percentuali in più rispetto al solito, e il fatto che abbiano tirato più tiri liberi Muro e Plateo può aver inciso, no? Perché sono i nostri migliori tiratori, certo, assolutamente. Abbiamo avuto un buon impatto, ripeto, ai rimbalzi, e questo è un segnale assolutamente positivo che abbiamo quasi sempre avuto nelle nostre partite, però ecco, l'ultima partita di Latina era stata un po' in controtendenza, quindi era importante riconfermarci. Direi che il dato più importante non è però nei numeri, è in quella cosa che hai detto all'inizio, che mi hai trovato pienamente d'accordo, sì, sul grande spirito, sulla voglia di non mollare e sulla voglia di riemergere dalle difficoltà e nei momenti negativi, che è stata veramente cruciale. Ecco, questo credo sia. Beh, reagire in quella maniera dopo aver rischiato di perdere la partita all'ultimo secondo per quella palla che libero, viva! Probabilmente in molti si sarebbero scoraggiati. Non l'abbiamo fatto, hanno dimostrato veramente un grande carattere. Assolutamente. La scorsa settimana siamo stati ospiti del mini basket della Prefabbricati Pugliese. Se qualcuno immagina di ascoltare solo melosi complimenti sui propri beniamini, si sbaglia. Guardate un po' perché. In casa Prefabbricati siamo con Ludovica, Imma, Luana, Federico, Andrea. Siamo in compagnia di quanti anni hai? 9. Quando hai iniziato a giocare a basket? E 2 anni fa. E come mai hai iniziato? Ma mi è incominciato a piacere questa squadra, cioè dal primo momento che ho incominciato a seguirla ho detto, ma se trovo la squadra, il mini basket di questa, della Prefabbricati? Della Prefabbricati, grazie. Mi iscrivo, appunto. All'inizio vedevo solo le partite in TV, poi mi è piaciuto e sono venuta. Ma è uno sport solo da uomini o no? No. La possono praticare chiunque, c'è pure la squadra appositamente femminile. Giusto. Quanto sei preparata sulla Prefabbricati Pugliesi? Ma un po'. Cioè? Posso dire che è molto buona come squadra, so che stanno dei giocatori molto buoni. Sì, l'anno scorso erano molto meglio, però ora ci stanno riprendendo pure. È molto forte, sono... I coach sono molto preparati e mi piace. C'è qualcosa che secondo te la squadra deve migliorare o va bene così? No, va bene così secondo me. Sono su mindset. Come? Mi sa che non sanno giocare. Non sanno giocare? C'è qualcosa che dovrebbero migliorare secondo te? Devono essere più veloci. E poi? Devono andare più a rimbalzo e non devono forzare i tiri. Qualcosa da dire al coach o no? Ma... Da dire al coach niente, però da dire a qualche giocatore. Tipo? Per esempio Muro in questa serie che sta giocando si dovrebbe un po' più svegliare. Perché rispetto all'anno scorso incomincia a peggiorare. Incomincia a peggiorare. E il tuo giocatore preferito? Muro. Chi è? Aleandro Muro. C'è qualcosa che vorresti dire ad Aleandro? Qualcosa da consigliargli? No, niente. Parente. E se ci fosse qualcosa che vorresti dire, sì? Beh, come ha pensato di praticare il basket? C'è un consiglio che vorresti dargli? No, è bravo. Parente, che è molto bravo a giocare. Un consiglio? Che
si impegna possiamo vincere, il campionato. Sicuro, ma lui c'era anche l'anno scorso e non l'abbiamo vinto. Quindi si deve impegnare un po' di più. Parente, se gioca bene diventa ancora più... più forte. Forte. Qual è il tuo giocatore preferito? Parente. Perché? Perché fa il playmaker. E tu sei playmaker? Sì. C'è qualcosa che vorresti dire a Parente? Perché quando il portapalla lo fa piano, non corre? Ecco, e che consiglio daresti a Parente? Che deve correre. Accidenti ragazzini, lo dico sempre, le donne e i ragazzini sono proprio la sincerità fatta persona. Allora, parlando di settore giovanile, hai visto quanto sono preparati anche nella terminologia, bambini? Un paio li volevo prendere come assistenti, adesso se mi dai... Il bambino fan di Muro e il bambino fan di Parente, eh? Ma poi mancava che dicesse, quando hai detto, ma il coach va dare un consiglio, sì, digli che si svegli. Mancava solo questo, poi eravamo a posto. E i bambini ci stanno guardando, vi osservano, è come se vi osservano. E allora, parlando di settore giovanile, c'è da ratificare un risultato, un paio di risultati che abbiamo dato la settimana scorsa, perché si è fatto un po' di confusione. Dunque, l'under 14 della Prefabbricati Pugliesi, allenata da Luca Laghezza, si è imposta contro l'Aurora Basket la scorsa settimana. Mentre nel campionato under 15 Eccellenza è stata l'Aurora ad imporsi sulla Prefabbricati Pugliesi per 106 a 65. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché ognuno ha fatto confusione, le avevamo un po' mischiate, ecco, da quattro squadre ne avevamo messe due. E tu hai visto che i bimbi, se fai confusione... ci hanno bastonato settimana scorsa e anche questa settimana, quindi adesso siamo... Speriamo. Sì, forse speriamo di essere riusciti da questa cosa qui. Grande